speciale. Domenica 20 ottobre io e Joseph saremo al GameStop del parco commerciale Da Vinci a Fiumicino per incontrarvi. L'incontro con noi è totalmente gratuito e giocheremo ad Harry Potter campioni di Quidditch nell'area Nakon del GameStop. E ovviamente potete preordinare il gioco a 1€ in negozio portando un gioco valido per la promo. L'appuntamento quindi è al GameStop di Fiumicino il 20 ottobre. Non mancate! Io sono stanca di essere povera su Dress to Impress. Io ho bisogno di soldi. Io ho bisogno dei soldi per comprarmi vestiti belli. E non sto parlando di Robux, ma sto parlando proprio di soldi di Dress to Impress. Quindi nel video di oggi vi mostrerò un sacco di metodi per fare soldi e farli velocemente. Se siete curiosi, un bel mi piace adesso e subscribe to my channel. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun video. Mi raccomando che sabato esce l'aggiornamento di Halloween. Mi fermo qui. Allora, prima cosa, raga, dopo aver fatto il tema, che in questo caso è Daredevil, quindi mi faccio così, mi faccio completamente rossa. Sì, penso che sia Daredevil. La prima cosa da fare, raga, è, dopo aver fatto il vostro outfit, dovete quanto prima possibile andare a prendere soldi. Quindi io qua con questo outfit Daredevil, cioè, se l'ho capito l'outfit, capelli, andiamo a fare un po' i capelli, raccogliete soldi. Appena potete, ragazzi, raccogliete soldi, perché come vedete questo qui che ho appena raccolto sono 23. È super, super, super importante raccogliere i soldi. C'è quello lì sbavato. Perfetto. Proprio nero, nero, nero. Perfetto, esatto. E il naso, vabbè, il naso serve sempre. Capelli, cioè, raga, farò tipo una cosa devil, ma fino a un certo punto, cioè non è che voglio fare troppo. Poi scelgo i colori, sto provando a fare un attimo un mezzo layering, ma allora andiamo su nero, ok, nero e rosso, vai, alzati. Poi questi capelli qui li facciamo neri, questi capelli qui li facciamo tutti neri. Perfetto, ecco qui il nostro mezzo layering. A livello di cornecchie, torna e cose del genere non riesco a vedere niente. Codici, aspettate, nei codici ho assolutamente qualcosa. Tipo lascia questo, metterei a mettere questo e questo per aggiungere volume. Poi prenderei lascia e la farei nera. Perfetto, e la farei bouncy. Mi piace molto questo effetto bounce. Perfetto, quindi già siamo più o meno così. Ok, poi raga, quello che bisogna fare è prendere i soldi. Prendete quanti più soldi possibile ovunque. Mirate sempre a questi qui, a gialli. E ovviamente, ragazzi, avete il VIP. All'interno del VIP ce ne sono molti di più. Io non, per me mi fermo così con l'outfit, perché effettivamente non è che ho avuto tantissimo tempo. A meno che, aspettate, c'era quello lì che va in vita. Lo farei tipo bianco, un po' che si vede, un po' che non si vede. Vabbè, in realtà non è che, secondo me potevo fare molto di meglio, però ormai è andata. Raccolgo quanti più soldi possibile. Poi per il secondo round ci impegniamo a fare sia l'outfit veloce che prendere il resto. Io non ho capito il tema, quindi ho fatto Devil. Non ho capito qual è il tema, io vi devo dire la verità. Quindi io non so nemmeno se queste persone sono in tema. Quindi voterò a sentimento e posso dirvi che questo outfit non mi piace. Non mi piace per nulla. Cioè, Daredevils sarebbe tipo diavoletti e troublemakers, persone che fanno problemi. Ovviamente, raga, un metodo anche ottimo per fare soldi è quello di salire sul podio. Al primo posto ci si prende... Ok, al primo posto beccherete ben $65, secondo posto 60, quindi già in questo modo vi beccate un botto di soldi, però è davvero davvero difficile arrivare sul podio. Io credo di non aver capito il tema e quindi mi sono vestita da diavolo, però non penso di aver fatto bene. Io poi, raga, quello che voglio comprare è assolutamente tutte queste pose qui. Mi servono i soldi per comprare le pose, soprattutto queste qui che pop. Le voglio tantissimo queste qui che pop. E anche questo kawaii. No, mi ha copiato! Però questa è carina. È la corona che non mi piace. Questa corona che si mettono sempre non mi piace. Eh sì, ma mi sa che non avevo capito. Ho fatto un po' di pose. E vediamo un po' come va. Ma
Non salirò mai, vabbè ragazzi, sul podio lo sappiamo tutti. E infatti, vabbè. Però vi posso far vedere che chi arriva sul podio, se mi si fa 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35. Quindi qua arrivando sesta comunque mi sono beccata ben 40 dollari. Che male, male non sono. Poi ragazzi, la cosa da fare, pensate dopo a togliere l'outfit. Fate subito il parkour. Andatevi a prendere i soldi del parkour. Perché anche se non arrivate magari alla fine, in questo caso stranamente ci sono altre persone che lo stanno facendo, il parkour solitamente non lo fanno mai. Non pensate a togliervi i vestiti, fate prima il parkour. Gli ultimi secondi, vabbè io non sono in grado di fare questo parkour, ma gli ultimi secondi potete togliere tutti i vestiti, cioè proprio fate così veloce, veloce, veloce e togliete tutto. Ovviamente dovresti arrivare, vabbè è già arrivata l'altra ragazza in fondo, quindi vabbè lasciamo stare, andiamoci a vedere se c'è qualcosa di soldi qui fuori. Tra l'altro ragazzi, vi conviene prendere i soldi prima che li prendino le altre persone, perché se le altre persone prendono i soldi avete finito, cioè non li potete prendere voi. Vai, vediamo il tema. Vediamo subito il tema. Aquatic. Vabbè, sirena, palese. Palese, sirena con il codice, questo qui. Il colore io lo farei turchese. Beh, in realtà una cosa alla volta. Andiamo con il trucco. Metterei le lentiggini che a me piacciono sempre un botto, raga, le lentiggini. Poi devo cambiare il colore di pelle, ovviamente. Potrei andare con questo, che mi si è sciolto tutto il mascara. E tipo scrivere non avevo il mascara waterproof. Anche se tutti quanti stiamo facendo. Un po' bronzatina, secondo me ci posso anche andare. Vediamo il colore, modifichiamo questi colori, dai, perché potrei andare con il lilla, il viola scuro, ok, il viola scuro e l'altra parte la farei rosa e questa qui un po' più rosa co così. Ok, sopra lo farei sempre un bel viola scuro così abbinato. Poi da qualche parte qui c'era il piercing all'ombelico, quindi eccolo qui e lo farei dorato. Poi andrei con una bella corona di fiori. Capelli, in realtà bisogna andare a fare i capelli e devono essere fluffy, devono essere belli belli pieni, quindi andrei tipo con questi. Poi tipo con questi ci aggiungerei anche questi. Poi ci aggiungerei tipo anche questi, cioè devono essere belli fluffosi, li voglio. Soprattutto vorrei soltanto tipo le frange, questa qui. Perfetto, secondo me molto flassosi, così ci stanno. La coroncina, questa qui che ho messo, secondo me ci sta, soprattutto non è che le posso cambiare posto. Soldi? C'è un problema, ragazzi, se siamo sirene non possiamo prenderci i soldi. Ah no, sì, però tipo mi ci devo fermare proprio sopra. Ok, non siate sirene quando dovete fare soldi. Ve lo dico proprio con sincerità. Vorrei qualcos'altro. Cioè, capite? Vorrei mettere qualcos'altro di tutto bianco, tipo come se fossero perle. Ci sta. Aspettate, quali erano i guanti che potevo mettere? No, questa è la pelliccia. C'erano dei guanti che io potevo mettere una volta modificati? No. Forse nella sezione VIP. Ok, sono quelli nella sezione VIP. Aspettate un attimo. Devo andare un attimo nella sezione. Qua nella sezione VIP ci sono sempre un sacco di soldi. Ma mi ci devo fermare sopra per prenderli e ci metto una vita. Non ho scelto l'outfit adatto, devo dirlo. Andrei anche tipo con questa, non l'ho indossata, scusami. Eccola qui, sì. Andrei sempre tipo con questa. O viola scuro, così almeno si risalta un po'. Dove erano i guanti, quelli lì che mi piacciono sempre tantissimo? Dovrebbero essere lì, perfetto. E se tipo ci togliete il pellicciotto, restano solo così. Perfetto, senza pellicciotto questi mi piacciono molto e andrei, li farei sempre viola scuro. In realtà le scarpe, oddio, le scarpe non stanno benissimo con questo outfit. Ah, però potrei provare a metterci questi sopra. Tipo, ok, così si matcha perfettamente. Wow! E poi, vabbè, la borsa. No, non mi piace questa borsa. Forse allora i fiori li potrei fare di un altro colore. Mi converrebbe farli più sul lilla. Oppure
Ok, e posso metterci altro? Guarda, questa outfit mi sta piacendo proprio un sacco. Vorrei mettere qualcos'altro sui capelli, anche se ho qui, oh, soldi arancioni, non li ho beccati. Ok, 19. Andiamo a vedere velocemente di là. Però, raga, io penso che il mio outfit comunque nel complesso ci stia. Non mi lamento del mio outfit assolutamente. Questo no, vabbè, se provo a metterci questo. Ok, vado bene così, raga. Vado più che bene così. Ok, vabbè, tutti quanti bene o male. Sì, no, non mi piace questa, che è brutta questa. No, no, no. Il mio mascara non era waterproof. Ma sicuramente nessuno l'ha capita. Ma ok, carina questa. Carina questa, molto carina, molto easy, molto così. Guardate ragazzi, non vedo l'ora dell'aggiornamento di sabato, perché sabato non perdete il video di sabato, mi raccomando, raga, per questo non mi piace proprio, perché ci saranno belle belle cose. L'aggiornamento di Halloween sarà bello 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 qui su Dress to Impress, ma proprio bello bello bello. Vabbè, sicuramente non sono sul podio. Vabbè, dai, c'è questa. C'è questa sul podio, ma dai, come c'è questa sul podio? Io sono di nuovo sesta, vabbè, sono amiche. Per forza. Andiamo, togliamo un attimo soltanto, per favore, la coda. Ok, l'ultimo round e poi andiamo, vi porto a vedere qual è il posto definitivo della sopravvivenza dove si sono i soldi. Ok? Allora, royalty. Vabbè, ogni volta che faccio questo royalty non riesco mai a farlo bene come si deve. Cioè, nessuno interessa mai questo come lo faccio io in reality. Allora, io ho questo. Però tipo lo vorrei fare così? No, lo farei più. Tipo, se scendo, c'erano alcune grafiche molto tipo questo, perfetto. Poi farei anche questo. E mentre. Ok, e 4 che sarebbe sotto? Vabbè. No, i fiocchetti li farei di un altro colore. I fiocchetti li farei rosa, ma molto più tenui. Ok, dello stesso colore della gonna preferibilmente, questo rosa qui. Ok, poi andrei con il corsetto e cercherei di fare la cosa, questa qui sempre. Perfetto. Le altre cose, questo lo farei di questo colore qui. Perfetto, e anche il fiocchetto. No, questo lo voglio fare come questo e poi questo lo vado a fare così. Perfetto. Capelli, forse mi piacciono sempre di più questi, lo ammetto. Ok. Questo cappello qui non ha dei tangle, no, eh? Togliamo il mascara sciolto. Li farei i colori, gli occhi verdi se è possibile. Non così verdi, ma dietro di me ci sono dei soldi bellissimi. Perfetto. Allora, poi le unghie, cambiamo il colore delle unghie, lo farei su rosa. È stato un piacere, sister. Andiamo nell'area VIP. Anche se, aspettate, vorrei provare a vedere se prendo queste spalline, palette, ruota, i guanti. Devo capire se riesco a far vedere le mani o meno. E questo è il fatto. Nei codici. Guardate, io al massimo cambierei il fiocco. Questi qua, poi per il resto ce lo lascerei uguale, esatto. Quindi a questo punto possiamo togliere il cappello, prendere la coroncina che è lì, eccola qui, e la farei sempre di questo rosa. Perfetto, capiamo dove conviene metterla, così più indietro, così, no, uno andava bene. Uno. Collana con il cuore, soldi gialli. Collana con il cuore, dobbiamo correre, sister, corri. Già stai andando veloce, ma voglio che tu vada più veloce. Collana con il cuore, perfetto. E un bracciale, andiamo con questo qui di perle. Secondo me, raga, sono pronta. Vediamo un po', poi ci andiamo a vedere l'ultimo metodo che esiste per fare soldi. Le ciglione non mi piacciono. No, no. Fatto un layering, ah no, quelle ciglia così è un layering strano con i capelli e soprattutto i guanti neri non è che c'entrano molto, quindi direi di no. Ah no, 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 non vedo della royalty lì, non vedo per nulla della royalty lì, sister. Eccomi, eccomi. No, vabbè,
Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Sono sul podio, sono arrivata terza, mi sono beccata ben 55 dollari. Thank you so much, gente, thank you so much. Allora, togliamo un attimo l'ombrello, solo l'ombrello che è fastidioso. Cioè, questo parkour qui, purtroppo, io non è che l'ho capito molto, ok? Poi? No, non è qui, infatti. Ah, è una specie di labirinto? Vabbè, non ce la farò mai. Però tanto il prossimo round non lo faccio, raga, perché vorrei portarvi a vedere. Vabbè, ce ne andiamo adesso. Lasciamo stare tutto questo e andiamocene nella modalità free play. Per andare nella modalità free play bisogna cambiare server, quindi da qua semplicemente vado qui e clicco su modalità free play. Unisciti, sì. Ciao bella gente, forse era meglio farmi un giro, prendermi i soldi e poi andare nella modalità free play. Però ok, mi sono strappata tutti i capelli. Allora, la modalità free play. Qui ci sono davvero un bel po' di soldi, proprio tanti soldi, cioè guardate qua. E dato che tutti quanti pensano più o meno soltanto a giocare, a raccoglierli non li pensa quasi mai nessuno. Cioè qua possiamo raccogliere veramente talmente di quei soldi, sia qui, tranquillamente qui, vedete? Qua veramente ci sono un botto, un botto, un botto di soldi anche nella stanza VIP. Soldi, perfetto. Cioè, io vorrei riuscire ad arrivare a prendermi il vestito da 6.000. Ci riuscirò. Tenete conto che se state qui un quarto d'ora, 20 minuti nella modalità free play, vi fate un botto di soldi. Facciamo un po' più veloce, va? Veniamo più veloce. Qua, ragazzi, ci sono un botto di soldi in questa zona qui solitamente. Oh no, le hanno già presi. Oh, se li sono già presi, andiamo fuori. Ok, qui c'è solo questo. Ok, qualcuno li ha già presi. E qui il fatto, ragazzi, è sempre lì il fatto che se qualcuno prende i soldi prima di voi è fatta, cioè li avete persi. Ok, lì sono riusciti, vedete? Eccoli qua, sono riusciti. Poi riescono, certo, però comunque ci mettono un po'. Se camminate troppo veloce, raga, non ve li prende. Se avete la cosa che camminate troppo veloce, non ve li prende, dovete tipo dargli tempo di realizzare che siete passati sui soldi. Comunque anche qualcun altro qui sta raccogliendo i soldi, eh. Eccola, è lei. Però se vi mettete piano piano, piano piano, vedete, io già sono, ho superato, credo, i 200 dollari già presi. È un po' noioso, cioè certo, è molto più bello mettersi lì e giocare e fare cose mentre si gioca. Decisamente è molto più bello, molto più divertente. Questo del free play è proprio una cosa fatta per miei questi, è proprio una cosa fatta per farmare soldi, cioè per fare soldi e basta. Questa è la stanza del free play, cioè il server free play secondo me è più un server proprio indicato a farmare soldi, perché non si può salire con le stelle. Cioè, però guardate qua, io adesso non, io dovrei chiudere il video, ma non riesco a fermarmi, ragazzi, perché voglio continuare a raccogliere soldi. Cioè, guardate quanti soldi sto facendo. Ero partita da 2,4 all'inizio del video, adesso sto a 2,7, quindi sto a più di 200 dollari. Inoltre, io voglio prendere questo vestito qui. Vedete, questo qui che costa 6.000, quindi avrò bisogno di un bel po', un bel po', un bel po' di soldi. E devo fa comunque fare attenzione a non spendermeli. Perché un po' mi trovo che ho comprato, che ne so, che la ragazza già è passata. Okay. Poi mi sono trovata che tipo ho comprato l'orsetto, queste cose così. Ho comprato quella ruota che abbiamo usato prima, che però mi ha fatto arrivare sul podio. Quindi, bene, bene, bene. Poi ragazzi, allora, mentre continuo così, magari parlo. Un altro modo per avere 1.500 dollari. 1.500 di questi per averli proprio subito, istantaneamente, dovrete comprare il gioco di Lana Forest. Alla fine di questo video vi metterò un tutorial che si chiama Come ottenere il vestito di lana, perché se completate quel gioco vi daranno il vestito di lana e in più vi daranno
anche tutto il questo, vi daranno anche i soldi. Quindi alla fine adesso qui laterale ci sarà vi sarà uscita il video. Andate a cliccarci, in questo modo potrete tranquillamente capire come avere questi 1500 soldi più il vestito di lana. Fatemi sapere se voi conoscete altri modi per fare soldi. Vogliamo saperli, vogliamo saperli. E se ancora non sei iscritto, che stai aspettando? Iscriviti premendo sul pallino. Io vi saluto, ci vediamo domani e mi raccomando, non smettete mai di sognare. Ciao.